Salve e benvenuti a questo nuovo video tutorial che, se non erro, dovrebbe essere il 38. Sì, è il 38. Oggi analizzeremo un prodotto nuovo, o meglio, vedremo come interfacciare un frullatore ad Asterisk. No, sto scherzando. Oggi vedremo come interfacciare un Mediatrix, che è un gateway molto molto interessante, al nostro Asterisk amato. E partiamo subito da Mediatrix. Mediatrix è un prodotto della Mediafive, azienda canadese che ha aperto i suoi battenti nel 1992, produttrice di dispositivi audio di alta fedeltà, se non sbaglio. Poi pian piano si è evoluta e si è affermato sempre di più nel mercato della telefonia e chiaramente dell'interfacciamento tra i vari PBX, iniziando con il VoIP, ottenendo dei risultati molto molto interessanti. Perché abbiamo contattato la Mediafive? Perché sempre installando dei Patton volevamo dei dispositivi che erano più semplici da maneggiare, ma anche per utenti tra virgolette comuni mortali, che non avessero di buon occhio l'utilizzo della CLI e dei template, ma una semplice interfaccia grafica, quindi facili da utilizzare, solidi chiaramente, strutturalmente solidi, e che non avessero problemi di interfacciamento con Asterisk. Abbiamo contattato la Mediafive canadese, dove siamo stati subito contattati dalla Syntel di Roma, altra azienda molto molto interessante italiana, perché è importatrice chiaramente dei Mediatrix per l'Italia e unica fornitrice di questi dispositivi. Personaggi squisitissimi, siamo rimasti molto molto a bocca aperta per la loro notevole preparazione e per la loro disponibilità nella risoluzione chiaramente di tutti i problemi che un sistema integrator può incrociare. Ma passiamo subito al prodotto, perché vogliamo farvi vedere come è facile interfacciarlo con Asterisk, e chiaramente interfacciarlo con la tipologia di rete, sia di network sia telefonica, a cui potreste chiaramente trovarvi di fronte. L'ultima cosa prima di passare subito a mettere le mani sul dispositivo è questa. Chiaramente abbiamo fatto un'analisi di una configurazione di base, ci sarebbe piaciuto averlo di più in sede per poterlo spremere al massimo e vedere effettivamente di che cosa è capace, però ciò non toglie che potrebbe essere un inizio per uno studio più approfondito su tutti i loro dispositivi. Ultima nota, è chiaro che questo prodotto che vedremo, che appartiene alla serie 3000, è un prodotto evoluto. Chiaramente anche il costo risponde a quanto sto dicendo adesso, siamo sui 1500 euro, 1600 euro, in realtà si va completamente a discostarsi dal nostro ideale di abbattimento dei costi nell'infrastruttura IT. Generalmente le serie che si utilizzano maggiormente nei nostri casi sono la serie 1000 e la serie 2000 per quanto riguarda FXS ed FXO, mentre la serie 4004 per quanto riguarda le BRI. Però la cosa più importante è che l'interfacciamento web è identico, ciò non toglie che potrete anche acquistare le serie che ho precedentemente detto e utilizzare questo tutorial per essere aiutati nell'installazione. È chiaro che se Syntel vorrà mandarci questi dispositivi, noi saremo ben lieti di accettarli e di metterli subito sul campo per aiutarvi nell'installazione. Buona visione. Ecco il nostro Mediatrix serie 3000, come si può vedere velocemente è in lamierino, quindi struttura solidissima, non c'è alcuna parte in plastica ed è pronto per essere alloggiato all'interno di un rack. Nella parte frontale, chiaramente oltre all'identificativo dell'azienda, ci sono una serie di LED di stato, una porta USB e una porta console per chi volesse agire direttamente con la console e non con l'interfaccia web. Sul retro
chiaramente c'è l'alloggiamento per l'alimentazione, il pulsante di alimentazione, le 5 porte Ethernet, ETH1, 2, 3, 4 e 5, dove, come vedremo successivamente, la 5 è la porta di uplink. Abbiamo poi le 5 BRI, di cui noi purtroppo ne abbiamo utilizzate solo 2 perché in ufficio avevamo solo 2 BRI, e poi abbiamo le 2 FXS e le 6 FXO. Quindi abbiamo un dispositivo che può arrivare a un massimo numero di 15 telefonate VoIP contemporaneamente, facendo riferimento a come utilizzo chiaramente solo e soltanto alle porte che metti a disposizione. Ma passiamo subito all'azione e andiamo ad analizzare la sua interfaccia web per fare una carrellata rapida di cosa permette e cosa consente di fare. Questo è l'intero schema dell'inserimento del nostro Mediatrix ottenuto all'interno della nostra infrastruttura di rete. Vabbè, alla sinistra vediamo il router, il server SXI con le 3 macchine Asterisk, PFSense e Zimbra, collegato il Mediatrix 3000 attraverso la porta di uplink, la BRI 1 e la BRI 2 collegate alle borchie ISDN, telefono e il fax collegato rispettivamente a FXS1 e FXS2, e poi abbiamo chiaramente altri telefoni IP. C'è da dire un'altra cosa molto importante, è che per riconoscere l'indirizzo IP che è acquisito il Mediatrix all'interno della rete, si può tranquillamente dal telefono 3 collegato alla FXS1 digitare asterisco cancelletto asterisco 0, una voce in inglese ci comunicherà l'indirizzo IP che il Mediatrix ha acquisito dinamicamente. Altra cosa molto importante: se fate una visitina al nostro sito web, nella sezione manuali troverete il sunto di tutto questo video su direttamente in formato cartaceo, in formato PDF, che potete tranquillamente utilizzare ed analizzare per risolvere eventuali problematiche. Dopo aver identificato l'indirizzo IP che ha assunto il Mediatrix all'interno della nostra rete LAN, attraverso l'uso chiaramente di un DHCP server, possiamo subito collegarci per iniziare a vedere e a fare una rapida panoramica di tutto quello che è utilizzabile all'indirizzo 192.168.0.182. Come username inseriamo public, che è quella di default, e ci troviamo di fronte subito a una dashboard con tutte le informazioni di cui potremmo aver bisogno, dove viene descritto il sistema, il firmware, che non è necessario allo stato odierno aggiornare, il profilo, il MAC address e il serial number, il system time che è chiaramente sbagliato, e dopo vedremo come aggiornarlo e vedremo anche come far sì che sia sempre costantemente aggiornato. Sempre in System Services abbiamo la possibilità di vedere tutti i servizi attivi allo stato attuale, chiaramente quelli stoppati. Su hardware abbiamo la possibilità di verificare effettivamente gli slot collegati. In questo caso abbiamo solo una BRI, lo slot 2 collegato in BRI 0. Come endpoint vediamo che ci sono collegati 2 FXS e chiaramente, come ho detto precedentemente, una BRI 0, e alla fine troviamo Syslog. Vedremo anche come collegare il nostro Mediatrix direttamente a un software che consente di analizzare tutti i log di sistema per chiaramente risolvere i problemi in modo più efficace. Procediamo con l'analisi di network, dove subito andando in status abbiamo la possibilità di vedere la dashboard dello status della rete, dove chiaramente vediamo in questo caso che la porta utilizzata per il collegamento alla rete LAN è la porta uplink, che in realtà corrisponde alla ETH5, e abbiamo tutte le altre informazioni che ci consentono di tenere sotto controllo lo status dell'intero Mediatrix. Vediamo anche che in realtà alla ETH5 è stato collegato un cavo di tipo a 100 megabit, anche perché poi a onor del vero il Mediatrix ha tutte porte a 100 megabit. Per quanto riguarda l'host, abbiamo la possibilità di settare chiaramente la configurazione dinamica
in Uplink, abbiamo la possibilità di dare un nome all'host in questo stadio, abbiamo la possibilità di settare chiaramente un gateway di default, una configurazione DNS e la configurazione SNTP. Alla fine c'è anche la possibilità di definire una time configuration che in realtà è sbagliata in questo caso per default. Dopo vedremo come inserire quella relativa al contesto al nostro contesto italiano. Sempre in interface è possibile definire l'utilizzo di ogni interfaccia di rete presente all'interno del nostro Mediatrix. Come ho detto prima, in questo caso è stata solo settata l'utilizzo dell'uplink, ciò non toglie che potremo anche utilizzare le altre schede di rete e collegarle ognuno a un sub-branch di rete differente, utilizzando il Mediatrix come un vero e proprio router. Abbiamo la possibilità anche di settare delle VLAN, abbiamo la possibilità di settare il quality of system, pardon, quality of service. Abbiamo la possibilità di settare un local firewall che però a noi non serve in quanto abbiamo inserito il nostro Mediatrix in un contesto di LAN dove è già presente un pfSense, firewall che usiamo sempre. Abbiamo la possibilità di creare del routing degli IP e gli ultimi network firewall NAT e DHCP server che chiaramente non sono partiti come servizi, ciò non toglie che potremo anche farli partire per spingere sempre di più il nostro Mediatrix. Ricordiamo che quello che faremo oggi è fare un'analisi del Mediatrix e creare una configurazione di base. Continuiamo nella nostra panoramica e andiamo a cliccare su ISDN, dove subito abbiamo lo status della ISDN e come vediamo e abbiamo visto precedentemente, chiaramente l'ABRI 0 è in stato di up, significa che è collegata fisicamente praticamente alla nostra borchia. In questo caso vedremo solo e soltanto lo status e il Basic Rate Interface, dove c'è la possibilità di configurare le interfacce singole delle BRI. Non ci spingeremo sulle altre possibilità, Interop, Timer, Services e IP Sync, perché questo esula da questa guida, che come ho detto prima è di tipo base. Continuando, andiamo nella sezione POTS, dove abbiamo la dashboard relativa allo status delle nostre FXS e delle nostre FXO. In config possiamo andare a settare la nazione di appartenenza delle nostre FXS e FXO. Non ci spingeremo oltre FXS configuration ed FXO configuration perché vanno settate in base alla linea che troviamo direttamente sul campo. Quindi questa guida non vedrà l'utilizzo delle FXO, quindi non possiamo analizzare nel dettaglio, ma si consiglia sul campo direttamente di vedere le modifiche da apportare alla singola linea che risultato producono. Clicchiamo su SIP e abbiamo subito lo stato dei gateways, dove si può vedere tranquillamente il default gateway già creato e funzionante associato alla nostra rete di uplink. È qui che andremo a inserire tutti i gateway che vogliamo utilizzare all'interno della nostra struttura di rete. Proseguiamo su server, dove andremo a definire il registrar host, che poi in realtà, come vedremo successivamente, sarà il nostro server asterisk. Su registrations andiamo a definire sia le unit, in questo caso le unit rappresentano i tronchi da associare ad asterisk, sia andremo a definire gli endpoint, che in questo caso saranno le nostre FXS che andremo ad associare ad asterisk. Su authentication andremo a definire sia unit che gli endpoint, con chiaramente la login e la password da adottare. Su transport vedremo effettivamente delle piccole modifiche da fare affinché il Mediatrix in pratica si colleghi correttamente con Asterisk. Non vedremo interop e mesh perché esula da questo tutorial. Su media, che non tratteremo nello specifico, c'è la possibilità di dichiarare i codec da utilizzare chiaramente per tutti gli endpoint, come anche tutti quei parametri che migliorano la qualità di comunicazione.
Anche telefoni non vedremo nello specifico perché utilizzeremo il Mediatrix come puro gateway collegato ad Asterisk e quindi tutti i servizi pianificabili all'interno di questa sezione in realtà li demanderemo direttamente ad Asterisk. Per quanto riguarda invece call router, è qui che faremo un po' di modifiche per far sì che tutte le telefonate entranti e tutte le telefonate uscenti siano pianificate chiaramente da e verso Asterisk. Quindi nello status del call router vediamo la dashboard dove si vede praticamente tutte le informazioni di routing e chiaramente le interfacce disponibili. In root config andremo a settare ogni singola rotta. E non utilizzeremo autorouting perché preferiamo creare le rotte fisicamente per avere tutto sotto controllo. Alla fine abbiamo la sezione relativa a management, dove possiamo trovare chiaramente in questo caso l'utilizzo di script di configurazione che non vedremo, il backup e restore chiaramente dove è possibile utilizzare la sezione semplicemente per creare un backup di tutta la configurazione presente all'interno del Mediatrix. In firmware upgrade non la toccheremo perché in realtà, come visto dal sito web, correggetemi se sbaglio, non è presente alcun firmware aggiornato. E basta perché le altre sezioni non le toccheremo e quindi possiamo passare subito ed immediatamente alla configurazione di base del nostro Mediatrix per poterlo collegare successivamente al nostro Asterisk e iniziare a fare le telefonate e i test. Dopo aver effettuato una panoramica generale web del nostro Mediatrix, adesso entriamo subito in azione andando come prima cosa da fare a definire il nostro syslog server. Quindi andiamo in System Syslog e andiamo a inserire l'indirizzo IP del nostro syslog server. Allora, nel nostro caso abbiamo utilizzato un software molto molto semplice da utilizzare che è ACS Syslog, che si può reperire tranquillamente su internet. Ciò non toglie che nella vostra struttura di rete aziendale potreste usare anche un qualunque syslog server, anche basato su Linux, siete liberi di utilizzare quello che volete. Quindi andiamo a inserire il nostro indirizzo IP, che nel nostro caso chiaramente corrisponde all'indirizzo IP di questa macchina che sto utilizzando, perché semplicemente perché è installato chiaramente il nostro software di syslog server, e andiamo ad abilitare il trace. Andiamo ad effettuare il submit e magicamente, se tutto è stato configurato correttamente, all'interno del nostro syslog dovrebbe essere possibile vedere il trace di tutto il syslog. Eccolo qua, perfetto. Un momento di panico l'abbiamo avuto, però tutto è andato nella piena normalità. Quindi in questo caso abbiamo la tracciabilità di tutto quello che viene svolto all'interno del nostro Mediatrix e chiaramente possiamo risolvere più facilmente i nostri problemi. Ma procediamo oltre, andiamo a chiudere il nostro syslog che al momento non ci interessa, ma e andiamo a vedere oltre. Procediamo subito alla configurazione di rete del nostro Mediatrix affinché gli venga attribuito un indirizzo IP statico. Quindi andiamo su host. Prima cosa che facciamo, andiamo ad attribuirgli un nome, scriviamo Mediatrix 3000. Come default gateway andiamo a settare l'indirizzo IP del nostro firewall pfSense. Come DNS configuration andiamo lo stesso a mettere come primo indirizzo il nostro pfSense. Come SNTP configuration andiamo a mettere in modalità statica e andiamo a utilizzare l'indirizzo IP di un server italiano che fornisce appunto un servizio di NTP che è INRIM, quindi 193.204.114.232 e qui andiamo ad eliminare completamente questa stringa e andiamo a inserirne un'altra che va a definire praticamente il time zone da utilizzare. Quindi andiamo su Submit
E se tutto è andato correttamente, troveremo nel nostro system information l'orario che in questo caso è sbagliato e quindi ci conviene ritornare sul network, andare a vedere se effettivamente abbiamo correttamente scritto tutto, va bene, e andiamo a fare un reboot dell'apparecchio. Attendiamo qualche secondo. L'apparecchio, il Mediatrix, si è completamente riavviato e si ripresenta chiaramente l'interfaccia dell'inserimento delle credenziali, dove andiamo a inserire public e, come vediamo, ha preso subito e velocemente l'attuale impostazione temporale. Quindi ritorniamo in network, andiamo, host l'abbiamo effettuato correttamente, andiamo su interfaccia e dobbiamo andare a definire il nostro indirizzo IP della scheda di rete di Uplink. Quindi andiamo a mettere static e andiamo a inserire 192.168.0.182. Cioè andiamo a riutilizzare il nostro indirizzo che ha preso dinamicamente, lo posizioniamo come statico, ma solo per un fattore di comodità attuale. Quindi andiamo a dargli la submit e adesso in pratica avrà l'indirizzo IP statico. Abbiamo visto precedentemente che sia VLAN, QoS, Local Firewall, IP Routing e i restanti non li prenderemo in esame, quindi possiamo continuare oltre. Ok, dopo aver settato la rete e visto che funziona tutto senza problemi, il prossimo step è quello di settare le due FXS al fine di potergli collegare dei telefoni PSTN normalissimi e chiaramente collegarli ad Asterisk, facendo sì che il Mediatrix svolga il lavoro di ATA. Quindi andiamo subito a verificare all'interno del nostro FreePBX la presenza di due estensioni che andremo chiaramente a collegare al nostro Mediatrix. Andiamo su Extension, abbiamo creato due estensioni, una si chiama 300 e l'altra 301. Entriamo nel dettaglio delle due estensioni, ponendo maggiore attenzione chiaramente sulla configurazione data al device, dove deve essere chiaramente la NAT deve essere no. Dobbiamo fare attenzione chiaramente al nostro contesto, che in questo caso è from internal, ma la cosa più importante per il Mediatrix è la porta. In questo caso la porta è 5060. Come vediamo successivamente, nel nostro 301, qui la configurazione è identica, tranne che per la porta, che è la 5061. Solo in questo modo abbiamo la possibilità di utilizzare il Mediatrix collegato all'asterisk che non dia, pardon, alcun problema. Ora, dopo aver configurato i due interni, molto molto semplicemente, ritorniamo sul nostro Mediatrix e andiamo nella sezione SIP Gateway e andiamo a creare il nostro gateway che lo chiamiamo FXS1. Ok, andiamo a creare il nostro SIP FX1, andiamo a cliccare su Service e Restart Required Service, ritorniamo su SIP, quindi il nostro FXS1 è presente, lo facciamo rimanere sulla network che è l'uplink e lo andiamo a mettere alla porta 5060. Perfetto, quindi Submit. Di nuovo Service Table e di nuovo Restart Required Services. Andiamo a ricreare lo stesso procedimento, chiaramente visto precedentemente, per l'FXS2, dove lo andiamo ad aggiungere, andiamo a farlo rimanere in uplink e gli mettiamo la porta 50 60 61. Submit. Va bene, Service Table, Restart Required Service, Click Here. Ritorniamo su SIP, su Gateway, e abbiamo visto praticamente che i due gateway sono disponibili. Come vediamo attentamente in Gateway, in realtà c'è un errore.
c'è cannot start port already in use relativo all'FXS1, perché il gateway di default che pone il Mediatrix, che è posizionato alla porta 0, in realtà è la porta 5060. Quindi, primo problema, diciamo, riscontrato, lo andiamo subito a risolvere andando a inserire all'FXS1 5061 e all'FXS2 5062 per mantenere una certa linearità. Andiamo a mettere Submit Service Table e andiamo a riavviare il servizio. Andiamo di nuovo in SIP Gateway e abbiamo tutto ready, però chiaramente dobbiamo fare la modifica all'interno del nostro asterisk. Quindi andiamo sul 300 e andiamo a utilizzare la porta 5061, andiamo ad applicare le modifiche con conseguente applicazione dei cambiamenti di configurazione e successivamente facciamo la stessa cosa sul 301. Quindi abbiamo detto porta 5062. Lo stesso, applichiamo tutte le modifiche e li abbiamo allineati. Ritorniamo al nostro gateway. Adesso andiamo in Servers. Andiamo chiaramente a settare il nostro indirizzo IP del nostro asterisk. Quindi, come abbiamo visto precedentemente, è 192.168.0.151. Facciamo un semplice e stupido copia ed incolla. Togliamo chiaramente l'HTTP. Due punti 5060. Avremmo potuto lasciare tranquillamente lo 0 perché corrisponde alla 5060. Ok, e togliamo Messaging Server Host. Ok, andiamo su Submit. Stessa scena di prima, dobbiamo andare a riavviare i servizi richiesti e andiamo nuovamente su SIP Server e gli appressi. Ora non ci resta che andare su SIP Registration, perché in realtà dobbiamo andare a creare all'interno dell'endpoint sia l'FXS1 che E300, andiamo a dare un identificativo, andiamo a scrivere telefono, andiamo a posizionarci su Enable, Disable e andiamo a posizionarci su FXS1. Qui andiamo a mettere 301. Andiamo a mettere fax, ad esempio, andiamo a mettere come abilitato e andiamo a mettere su FXS2. A questo punto andiamo submit e refresh. Abbiamo un authentication failed per il semplice fatto che dobbiamo andare a creare ancora le autenticazioni e quindi subito ci poniamo all'interno dell'autenticazione e andiamo a mettere come endpoint l'FXS1 e l'FXS2. Quindi andiamo su Edit, andiamo a mettere come unità endpoint e andiamo a scegliere FXS1. Andiamo a lasciare come gateway perché ancora non ci interessa, come validate realm lasciamolo su disable, andiamo come username, gli andiamo a mettere il 300 e come password ricordiamoci bene password.12. Submit e refresh registration e andiamo a creare il nuovo che è sempre un endpoint. Andiamo a mettere FXS2, andiamo a disabilitare, andiamo a mettere il 301 e andiamo a mettere la password.12 submit refresh registration. Ora andiamo a verificare se si è registrato, 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 quindi possiamo mandare giù un sospiro di sollievo. Andiamo su FreeBBX. Semplicemente per un doppio controllo andiamo su asterisk info, andiamo in SIP info e vediamo che il 300 e il 301 si sono registrati alla porta 5061 e alla porta 5062 e procediamo chiaramente oltre. Allora, dopo aver visto che sono entrambi registrati, possiamo procedere subito a una piccola modifica da apportare che l'abbiamo riscontrata in fase di analisi direttamente su Syslog Server. Dobbiamo andare su Transport e andare su Add SIP Transport in Registration e posizionarci su Enable. Submit è chiaramente la solita tiritera dove dobbiamo riavviare chiaramente i servizi.
e abbiamo finito il collegamento dei nostri due telefoni 300 e 301 utilizzando il Mediatrix come ATA e facciamo subito dei test per verificare l'attendibilità del risultato. Dopo aver configurato gli ATA visti precedentemente, ora non ci resta che entrare proprio nel pieno della configurazione del Mediatrix, ovvero come collegare il Mediatrix all'Asterisk attraverso chiaramente l'utilizzo di due rotte. Due rotte nel nostro caso perché in realtà nella nostra situazione, nel nostro scenario reale, che è quello del nostro ufficio, abbiamo due BRI. Nel caso in cui aveste più BRI, è chiaro che dovreste configurare più rotte, sfruttando appieno quello che consente di fare il nostro Mediatrix della serie 3000. Ricordiamoci che ha 5 BRI, quindi possono essere utilizzate in tutto. Ora, subito ci posizioniamo in SIP Gateways e andiamo a creare altre due configurazioni di gateway, andando chiaramente a identificarlo univocamente uno dei due che dobbiamo creare come asterisk BRI1, asterisk BRI1. No, iniziamo con asterisk BRI0, meglio. Asterisk BRI0 lo identifichiamo, lo colleghiamo sempre all'uplink e gli diamo come porta 5070 e andiamo a crearne un altro come andiamo che ho dimenticato, andiamo a fare submit, andiamo a cliccare su Service Table e andiamo a riavviare i servizi. Ritorniamo al punto di partenza come SIP Gateway e andiamo a creare il nostro asterisk BRI1. Andiamo asterisk BRI1, sempre uplink, porta 5071. Eccolo qui. Nuovamente tutta la tiritera per abilitare le modifiche effettuate. Abbiamo creato i due gateway, adesso chiaramente dobbiamo andare a programmare i tronchi all'interno del nostro FreePBX che abbiamo precedentemente già fatto, però adesso le illustreremo. Quindi si devono creare due tronchi che in questo caso chiameremo Mediatrix e Mediatrix 2, due tronchi di tipo SIP, dove andiamo a dare un nome identificativo nel trunk name. Nell'outbound caller ID andiamo chiaramente a inserire il numero telefonico uscente del nostro BRI e come trunk name andremo a dare BRI0. Prendete nota di questo perché poi vedremo che questo nome, questo identificativo, lo useremo anche all'interno del nostro Mediatrix. Per i dettagli di tipo PIR, dopo le varie configurazioni, abbiamo trovato questi dettagli che funzionano benissimo. Quindi vi conviene copiarli affinché anche voi possiate creare dei tronchi che funzionino. Molto importante è l'ultimo dettaglio, T38PT, UDPTL uguale yes, dove viene definito chiaramente l'utilizzo del protocollo T38 su questo tronco. E l'altra cosa molto importante, che ho dimenticato di dirvi, è la porta da utilizzare. In questo caso la BRI0 utilizza la porta 5070 e il Mediatrix 2, dove abbiamo BRI1, userà la porta 5071. Allora, dopo aver configurato chiaramente i due tronchi, ora passiamo direttamente al Mediatrix per andare alla fase di SIP Registration. Eccolo qui. Ora non ci resta che creare nelle Unit Registration Username, andiamo a inserire BRI0, come gateway andiamo ad associarlo ad asterisk BRI0
andiamo a mettere Bri1 e come gateway andiamo ad associarlo ad asterisk Bri1, submit and refresh, e abbiamo finito. L'altro step da affrontare chiaramente per l'associazione al tronco di FreeBBX viene effettuata andando in SIP authentication. SIP authentication, dove dobbiamo andare a creare due autenticazioni, quindi andiamo ad andare su Edit, andiamo ad applicarla al gateway. Il gateway abbiamo visto che asterisk Bri0, il realm non è abilitato, quindi come username useremo Bri0 e la password abbiamo visto che è password .12. Chiaramente non usate queste, come vi dico sempre, non usate queste password molto semplici. Andiamo a creare un'ulteriore unità. Questa volta però associata ad asterisk Bri1, disabilitiamo il realm e andiamo a creare Bri1 come login e password .12 come password, submit registration. Ora di regola dovremo vedere che all'interno delle info di asterisk ci siano state due autenticazioni, ma anche qui potremo vederlo nella fase di registration, dove vediamo chiaramente che Bri0 e Bri1 si sono registrati all'indirizzo 192.168.0.151 sulla porta 5060, che corrisponde in realtà al nostro asterisk. Per ulteriore conferma andremo a vedere su FreeBBX, su Tools, asterisk info, andiamo direttamente a vedere SIP info e vediamo che si sono registrati la nostra Bri0 e Bri1 direttamente alla porta 5070 e 5071. Ora abbiamo collegato definitivamente il nostro Mediatrix all'asterisk. L'ultimo step per farlo entrare direttamente in una fase di produzione è quello di creare delle rotte di ingresso e delle rotte di uscita, per proprio metterlo sul campo e testarlo per fare delle telefonate. Prima di procedere con la creazione delle rotte, forse sarebbe opportuno fare delle piccolissime modifiche per non incorrere poi in problemi futuri. Ve lo diciamo perché abbiamo perso un po' di ore in più per capire la problematica e con l'analisi dei log l'abbiamo verificato. Quindi il primo step da fare di queste piccole modifiche è andare su telefoni e services e andare direttamente su slot Bri0 e chiaramente successivamente slot Bri1 e assicurarsi che in general configuration endpoint specific sia no, e dopo sotto chiaramente su automatic call endpoint specific sia no. Stessa cosa bisogna fare su Bri1, e quindi qui è verificato. E come ulteriore step dobbiamo andare su ISDN Basic Rate Interface e andare sia su slot Bri0 e slot Bri1 e assicurarci che il numero massimo di chiamate sia 2. Andiamo di nuovo su ISDN Basic Rate Interface ed è abilitato. Non ci resta che andare su Bri1, fare la stessa cosa e adesso siamo sicuri di aver programmato adeguatamente il nostro apparato. Perfetto. Ora procediamo nella creazione delle rotte. E quindi procediamo subito. Andiamo in call router. Vabbè, qui sono state create le rotte di default che non ci interessano. Andiamo su root config e andiamo a creare la nostra prima rotta. Allora, noi dobbiamo creare 4 rotte, perché sono 2 rotte entranti e 2 rotte uscenti, per far sì che, in modo che possiamo utilizzare chiaramente il nostro Mediatrix solo e soltanto come gateway. Tutto viene demandato al nostro asterisk. Quindi andiamo a creare una rotta e come prima rotta andiamo a creare la rotta entrante.
quindi ISDN slot 2 bridge 0 entrante deve essere chiaramente routata a SIP asterisk bridge 0. Vediamo, corretto, corretto, va bene. Apply. Perfetto. Andiamo a crearle l'altra. Quindi in questo caso abbiamo la BRI1 che deve essere associata alla SIP asterisk, deve essere associata alla BRI1. Andiamo a vedere se è corretta. No, abbiamo commesso un errore. Abbiamo commesso un errore, quindi andiamo a cancellarla, così abbiamo tutto sotto controllo. Allora, sorgente ISDN slot 2 bridge 0, destinazione SIP asterisk, questa è una chiamata entrante. Andiamo a creare un'altra chiamata entrante, in realtà non più dalla bridge 0 ma dalla BRI1. Quindi ISDN slot BRI1, quindi ISDN slot BRI1 deve essere associata alla SIP asterisk BRI1. Eccola qua. Perfetto, quindi abbiamo definito tutte le due chiamate entranti. Adesso andiamo a fare il contrario. Dobbiamo andare a creare la rotta che faccia andare da SIP asterisk bridge 0 a ISDN bridge 0 e SIP asterisk BRI1 in questo caso ad ISDN BRI1. Sembra che sia tutto corretto. Abbiamo creato le nostre quattro rotte, due entranti e due uscenti, e adesso procediamo subito con i test. Siete collegati con Pietro. Rimanete in linea per parlare con il primo operatore disponibile.